Buongiorno ragazzi, benvenuti su questo canale. Questa è una lettura per il segno della Vergine dal 21 al 30 di aprile 2018. Vi ricordo che è una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti voi. In questo caso potete guardare le letture relative al vostro segno ascendente oppure alla vostra luna, o se preferite potete chiedere una lettura privata scrivendo un'email all'indirizzo vocidagliangeli@gmail.com. Prendiamo adesso una sibilla angelica e cominciamo la vostra lettura. Allora, la situazione generale della relazione in questo momento è rappresentata dalla carta dell'imperatore. L'imperatore è un'energia molto forte, piuttosto rigida. C'è poca flessibilità in questo momento nella vostra relazione. L'imperatore è qualcuno che si prende cura di tutto, l'imperatore è qualcuno che controlla tutto, ma la sensazione che ho è che appunto ci sia poca mancanza di movimento, che ci siano vari blocchi. Cominciamo comunque vedendo le vostre colonne. Questa rappresenta appunto la vostra colonna per la Vergine, questa rappresenta la colonna per il vostro partner o la persona alla quale siete legati in questo momento. Anche se comunque a volte vi faccio notare che le colonne possono essere invertite, quindi qualcuno di voi potrebbe ritrovarsi da questo lato. Ma cominciamo. Allora, come voi vedete il vostro partner in questo momento, come il 3 di coppe alla rovescia. Non è una bellissima carta per rappresentare il vostro partner perché il 3 di coppe significa che voi non vedete questa persona come qualcuno incapace di portare a consistenza un rapporto. Qualcuno che ha paura di impegnarsi, qualcuno che ha la tendenza alla fuga, probabilmente. E, probabilmente sì, vedete la possibilità di successo, ma questa possibilità di successo appare lontana per il momento. Tre di coppe potrebbe anche rappresentare qualcuno che si dedica alla sovrabbondanza, mettiamola così. Qualcuno che non si accontenta di quello che ha e perde di vista gli obiettivi per andare a cercare altro, extra. Potrebbe anche rappresentare una relazione extraconiugale o comunque qualcuno a cui piace giocare, qualcuno che non è adatto a stare in una relazione di coppia perché non riesce magari ad essere fedele. Ecco, ci sono varie opzioni per quella carta, ognuno di voi può intendere quella ovviamente più adatta per se stesso. Cosa provate voi per il partner? In questo momento sembra che voi siete piuttosto freddi nei confronti del vostro partner perché il re di bastoni è alla rovescia. Quindi si tratta di emozioni che ormai vanno avanti da un po' di tempo, qualcosa che già voi avete maturato. È come se voi foste in questo momento privi di energia, non riuscite a trovare lo stimolo giusto per andare avanti. Come invece il vostro partner vede voi come la carta della luna. Questa è una carta molto bella perché rappresenta le emozioni, i sentimenti, rappresenta tutta la sfera emotiva. Questa carta indica che probabilmente il vostro partner vi vede come una persona capace di tirare fuori da lui cose molto profonde. Vi vede come la possibilità di scavare dentro se stesso, come una specie di terapia. Siete come una specie di terapia per lui. Qualcuno che può portarlo a rivivere, e a comprendere, alcune cose del passato e quindi portarle alla luce. Cosa prova per voi è l'otto di bastoni. L'otto di bastoni rappresenta il movimento. Quello che prova per voi in questo momento sembra che abbia una certa fretta. Questa persona si rende conto di non avere molto tempo a disposizione per agire, per fare ciò che deve. E vi percepisce come qualcosa di incombente, qualcosa che si sta muovendo rapidamente, magari qualcosa di inaspettato nella propria vita che lo sta portando ad un'evoluzione rapida. Non attesa, o magari addirittura non si aspettava proprio da voi di ricevere determinati input che lo avrebbero portato a questi rapidi movimenti, a questa rapida evoluzione. O potrebbe anche rappresentare la carta del rapporto imminente, cioè prova per voi una sensazione di voler cominciare qualcosa, di voler iniziare un rapporto, o di voler fare sviluppare un rapporto già esistente. Come voi vedete voi stessi, siete in questo momento il cavaliere di bastoni alla rovescia. In questo momento ancora una volta torna la vostra mancanza di energia. La
La vostra mancanza di stimoli, l'incertezza su se e come andare avanti. E infatti, cosa voi potete dare al rapporto, alla relazione? È il 3 di spade alla rovescia, che in questo caso rappresenta probabilmente il desiderio di concludere un ciclo, il desiderio di chiudere una fase della relazione che ormai non funziona più, che non va più bene. Per qualcuno di voi potrebbe essere una chiusura della relazione stessa, per qualcuno di voi potrebbe essere la chiusura appunto di una parte, di un qualcosa di questa relazione che non funziona e che volete ricostruire in maniera totalmente diversa. Come lui, come il vostro partner, vede se stesso come il 10 di denari. Come una persona che ha praticamente tutto, che vive nell'abbondanza, che non si fa mancare nulla, ma cosa potrebbe fare o dare il rapporto è il 7 di coppe, quindi probabilmente fare una scelta, prendere una decisione, essere più concreto, perché il 7 di coppe rappresenta la persona che guarda la nuvoletta, guarda le varie opzioni, non sa quale scegliere, vive in un mondo fatto di illusioni, di idee sbagliate che poi non hanno nessuna concretezza, quindi quello che lui dovrebbe fare sarebbe invece decidere, scegliere, essere più concreto. Perché probabilmente questa abbondanza non è neanche reale, è illusoria, è un'abbondanza fittizia. In realtà è perché non vuole guardare se stesso, non vuole vedere realmente alcuni aspetti della sua vita. Come voi vedete il rapporto, come un 6 di spade alla rovescia. Sembra che voi non siate in questo momento capaci di allontanarvi dal rapporto in sé. Perché ormai avete raggiunto una fase nella quale troppe cose non vanno più bene, oppure da alcuni pensieri che vi stanno facendo male in questo periodo. Comunque sia, è un po' una carta che indica l'ossessione in questo caso, perché è come se voi proprio non riusciste a liberarvi da qualcosa che non va, soprattutto dai pensieri o dalla relazione, appunto. Cosa vorreste dal rapporto? Il mago alla rovescia. Ecco, questa carta potrebbe indicare o che quello che voi volete è che l'altra persona la smetta di fare giochini stupidi, che la smetta di manipolare, che la smetta di giocare con se stesso e con la sua vita. Quindi che questa persona rovesci il proprio mago e diventi capace di gestire la propria vita, di gestire gli strumenti che ha a disposizione in modo ottimale. Oppure, quello che volete dal rapporto è, per alcuni di voi, chiudere questa fase, come dicevo prima, interrompere questa fase che non va più bene palesemente per poter andare avanti con qualcosa di nuovo. Come vede il vostro partner il rapporto è come un asso di bastoni, quindi come un potenziale ottimo inizio o rinizio, come una relazione molto passionale, perché l'asso di bastoni rappresenta anche quello. Il desiderio sessuale, la passione, quindi ecco, da quel punto di vista funzionate bene, posso dire. Ma cosa vorrebbe dal rapporto è l'otto di denari. Vorrebbe la possibilità di costruire, probabilmente. Vorrebbe che voi foste disposti a costruire, oppure lui stesso vorrebbe essere capace di costruire. Vediamo la Sibilla Angelica, gli angeli che cosa vi consigliano, la Genesi. Medita sulle origini delle cose e delle vicende. Ecco, gli angeli vi stanno dicendo di meditare sulle origini di questa relazione, di pensare a come tutto è iniziato. Probabilmente è lì la risposta alla domanda che vi state facendo. Ricordatevi come tutto è iniziato, ricordatevi i primi tempi, ricordatevi le prime mosse che avete fatto ed è lì che troverete la risposta alle vostre domande. Bene ragazzi, per adesso è tutto. Vi ricordo che per una lettura privata potete scrivere un'email all'indirizzo vocidagliangeli@gmail.com. Per il resto ci vediamo alla prossima lettura.